riesco a respirare e mi prude dappertutto. È irrilevante la comodità, ok? Siamo laureande, di ritorno dal brunch di Pasqua. E poi il reggiseno che mi hai dato mi sta comprimendo le tette. Ok, potresti lasciar parlare me? Pensi sia possibile? Non solo è possibile, è inevitabile, perché tra poco morirò per soffocamento. Una media di 3.9. Tutte e due. Notevole. E questa è una lettera di referenza del professor Brantley. Ah, conosco Larry. E anche molto bene. Com'è che si dice? Chi non è capace a fare, insegna. Sì. Infatti siamo qui proprio per questo. In aula si impara solo fino a un certo punto. Condivido il vostro pensiero, davvero. Ma c'è un protocollo per visitare pazienti come Victor. Bisogna fare domanda, poi superare un processo di selezione e a quel punto il consiglio si pronuncia. Vedo il vostro disappunto, ma sarò felice di mostrarvi la nostra struttura. Potreste parlare con pazienti nel reparto di minima sicurezza. E ne saremo molto felici. È solo che abbiamo la tesi in consegna il mese prossimo. E siete in ritardo. Di chi è la colpa? Nostra. Totalmente. E mi scuso per questo. Non scusarti, Ruth. E che cazzo? Abbiamo fatto richiesta mesi fa e ci è stata negata. L'abbiamo rifatta e ci è stata negata. Venire qui era un ultimo tentativo per salvare la tesi. E io, questa cosa non mi fa respirare. Allora, Rosa, magari puoi andare a prendere un po' d'aria. Forse dovrei, Ruth, perché inizio a pensare che tutto questo sia un errore colossale. Sta per scoppiarmi uno sfogo, ho male le tette, sai una cosa? Anthony, ci diamo del tu, non sono vestiti miei. Li ho presi in prestito per farci prendere sul serio da te. Perché nessuno prende sul serio le donne in questo campo. Non ci reputano all'altezza, ma posso raccontarti una storia? Era il 1978, ero al campo estivo. L'istruttore Drew raccontò a me e a tutta la capanna C la vera storia del massacro di Victor Krill. E il piccolo Petey McHugh, ti ricordi Petey, Ruth? Sì, certo. Sì, il piccolo Petey McHugh iniziò a piangere come un vitello. Iperventilazione totale. Nessuno al campo dormì per settimane. E nemmeno io. Non per la paura, ma perché mi tormentava la domanda: cosa spinge un essere umano a commettere atti così impensabili? C'è chi voleva fare l'astronauta, il cestista, la rockstar. Io volevo essere te. Volevo essere te. Quindi perdonami se tento ogni cosa in mio potere, incluso vestirmi in modo così ridicolo per parlare con l'uomo che accese la mia passione e per comprendere meglio la sua contorta, ma diciamolo, sì, davvero affascinantemente. Quindi no, non abbiamo il permesso ufficiale, ma non dirmi che quel frignone di Petey McHugh non avrebbe ottenuto un incontro con Victor all'istante, perché sappiamo che non è così. Quindi 10 minuti con Victor. Non chiedo altro. Torno fra mezz'ora.